Ciao a tutti e bentornati in un nuovo tutorial di NailArt. Questo è il risultato finale che ho ottenuto senza utilizzare la classica spugnetta da make-up, ma bensì l'applicatore per ombretto. Questo è l'occorrente. Parto subito stendendo due passate di questo Color Victim Nail Polish di P2 nel numero 333 Be My Guy, un blu scuro molto bello, ha dei micro glitter argentati che riflettono. Proteggo il giro cuticole con la base peel off sempre di P2. Mi raccomando, state molto vicine all'unghia in modo da coprire bene tutta la pelle. Attendo qualche minuto che la peel off asciughi. Quando diventa trasparente posso cominciare il mio decoro con l'applicatore dell'ombretto utilizzando lo 04 di Astra nella colorazione bianco latte. Picchietto molto delicatamente il colore sull'unghia in modo da avere l'effetto spugnato e realizzo una linea obliqua. In questo caso non dovete essere precise con questo decoro perché non c'è bisogno. Sempre con l'applicatore per ombretto e il numero 52 Gel Play di Debbie, realizzo delle sfumature nere intorno alla riga bianca appena realizzata. Continuo il decoro delle nebulose utilizzando il Kiko Milano Dream Wish in questa colorazione blu della collezione dell'anno scorso di Natale. Picchietto il colore sempre in modo leggero lungo la linea bianca. Invece con lo 060 Lasting Color Gel di Puppa realizzo delle sfumature solo in alcuni punti. Ora, sempre col blu di Kiko Milano della collezione Dream Wish, ridefinisco la nebulosa. Riprendo un pochino il bianco di Astra e ridefinisco un pochino la nebulosa schiarendola. Con questo smalto trasparente e glitterato di Minai do l'effetto stellato alla mia nail art. Mi armo di pinzetta e con tanta pazienza rimuovo la pellicola peel off. Tolgo i residui di smalto con un pennellino imbevuto di solvente. Con un dotter a punta sottile e pittura acrilica bianca realizzo delle stelle.
Sigillo il tutto col mio top coat di fiducia, quello di Essence, il Better Than Gel. Questo è il risultato finale, spero che questa nail art vi sia piaciuta. Lasciatemi un bel like se è così, iscrivetevi al canale e ci vediamo presto. Ciao!